Siamo a Qui lo dico e qui lo nego di Tam Tam No TV e lui è Pierangelo da Crema. Lei è Carla Della Beffa, io sono Pierangelo da Crema, sono professore di economia degli intermediari finanziari, professore ordinario purtroppo da lungo tempo. È una disciplina che di fatto si occupa di moneta, della moneta e di tutti i suoi derivati, della negoziazione di tutti i prodotti finanziari e della negoziazione della moneta sotto ogni forma. Siamo qui, tra le altre cose, e soprattutto forse per parlare di un libro che si chiama La morte del denaro, una lezione di indisciplina. La morte del denaro nella sua versione primigenia è nato, diciamo, sul piano concettuale nel 2002 con una serie di interventi che noi abbiamo chiamato lezioni di indisciplina, pensiero e gesto nell'arte e nell'economia. Ecco, questa esperienza con gli studenti dell'Università della Calabria mi ha dato lo spunto per scrivere La morte del denaro, la cui prima edizione risale al 2003. L'economia degli intermediari finanziari, la morte del denaro può sembrare una battuta o, nella migliore delle ipotesi, un'utopia. Io non sono assolutamente d'accordo, non sono in grado in pochi minuti di offrire una dimostrazione scientifica dell'attendibilità della tesi, però posso essere in grado di citare i tre costi colossali del sistema del denaro che quasi nessuno prende mai in considerazione. Uno, occupazione apparente. Viviamo di gesti. Quando parlo di occupati apparenti, parlo di persone che si occupano solo della manipolazione del numero e quindi non producono un oggetto, non producono un sorriso, non producono un libro, né una lezione universitaria, né un film, né fanno TV. Insomma, il numero è il concetto più puro che esista. Se tu ti occupi solo di numeri, non fai nulla per il resto del mondo. E non sto parlando solo di cassieri, agenti di cambio, finanzieri, banchieri, bancari o scassinatori. No, parlo di un terzo degli occupati di tutto il mondo in qualunque azienda manifatturiera che si occupano solo di contabilità. Quindi, se teoricamente mettessimo in pista gli occupati apparenti, metteremmo in pista 1.200.000.000 di persone che attualmente non fanno un gesto per gli anni. Poi disoccupazione apparente, perché il disoccupato non è uno che non è in grado di lavorare, è semplicemente separato, escluso dal sistema del denaro, quindi è tagliato fuori e c'è tutta una collettività che gli dice che i suoi gesti sono inutili se non vengono pagati, quindi è inutile che si muova visto che non viene pagato. In questo senso è un disoccupato apparente. E poi ci sono tutte le motivazioni deviate legate al fatto che un buon numero di lavoratori, un buon numero di tutti noi, ha in mente quando lavora più il risultato finanziario che non la qualità del suo lavoro, il risultato concreto. E questo distorce la sua mente, la indirizza malamente e l'allontana dalla qualità possibile del suo prodotto. Senza aggiungere, e mi fermo, tutta la confusione mentale che generano, con tutte le loro conseguenze negative, le crisi finanziarie che sono più o meno ricorrenti. Aspettiamo la prossima. Quando c'è una crisi finanziaria, il mondo dei numeri viene sconvolto, la realtà non viene toccata, solo che si modifica. Questo turbinio di numeri modifica le nostre teste, ci impaurisce, gli imprenditori cominciano a licenziare, non investono più, quindi è il mondo dei numeri che riesce a ingabbiare i nostri ragionamenti che già sono pieni di numeri dal trillo della sveglia mattutina fino all'ultimo bicchiere della sera. Perché? Perché siamo chiamati a tenere conto di tutti i prezzi, di tutto ciò che facciamo, di tutto ciò che compriamo, di tutto ciò che vendiamo. Quindi diciamo che La morte del denaro, dal mio punto di vista, è un'operazione scientifica, non è una buttata. Ecco, e adesso non so se Carla vuole... La domanda che mi viene è, sì, è bellissimo quello che dici, ma com'è possibile arrivare lì? Secondo me è possibile, no, non con un uomo nuovo, perché voglio dire, altrimenti lo aspettiamo fra 10.000 anni, è possibile con i difetti attuali, e stavolta mi esce una battuta. Se il sistema attuale, se
l'uomo attuale regge la violenza del sistema del denaro, io credo che possa reggere un caos di natura diversa. Cioè l'attuale caos, secondo me, è peggiore del caos producibile in un sistema senza denaro. A chi mi dice, me lo dicono in tanti, ma io dormirei dalla mattina alla sera, non ci credo. Alcuni lo farebbero, lo fanno tuttora. Sì, ci siamo sono. In una componente anarchica sostanzialmente. No, è fondata sul sistema della proprietà delle cose. Io do un grande valore alla proprietà come responsabilità. La proprietà è cura, è responsabilità, offre dei privilegi ai quali sono abbinati dei costi. C'è molto lavoro accanto alla proprietà. Se tu vuoi fare l'amministratore delegato della Chrysler, hai tanti grattacapi, potrai avere molti benefici in cambio, però insomma la proprietà è sacra. Parlo della proprietà della bistecca che stai mangiando, o della proprietà di un edificio, o della proprietà di qualunque oggetto. Un oggetto però che non sia una mitragliatrice che spara ad alto zero come il denaro, perché non si sa che cos'è. Ecco, tu Carla, tu sei un ospite già vista a NoTV. Tu fai l'artista. Io faccio l'artista e mi occupo di economia da alcuni anni come tema principale della mia arte. Per l'espressione, cioè cosa fai di preciso? Beh, faccio vedere il mondo e faccio vedere così come lo vediamo tutti e rivelo tutti i rapporti economici e o professionali che sono apparentemente non visibili. Quindi non lo so, qui faccio vedere che c'è una sedia e che quindi c'è un falegname, un bosco dal quale hanno tolto il legno, una stoffa, il tessuto, la pianta che è cotone dalla quale hanno tirato fuori il cotone, le viti, e per le viti serve anche una miniera di ferro, una fonderia. Io faccio degli elenchi, non è l'unico modo, ma è un po' così. Questo libro, ci sono gli autori, che siamo noi due, ma ci sono gli altri, c'è la carta, c'è la plastificazione, c'è chi ha messo in on page la cosa, chi ha impaginato, lo stampatore, il distributore e così via. E tutte queste sono professioni, sono occupazione, sono produzione. Ma tu fai immagine o pensi solo? Io faccio immagine. E dove sono le immagini? Sono nel no, libro. Qui ci sono dei disegnini, delle mappette, ma no, nella mia arte faccio immagine. Ecco, li vediamo, eccoli qua che le stiamo vedendo. Quando ho scoperto i suoi libri, ho detto, ma che interessante questa idea di un mondo senza denaro. Chissà come si fa,